tutti. In Italia incrocia oggi il suo destino con alcune storie un po' speciali. Speciale nel senso di particolare è il punto di partenza. Speciale nel senso di prezioso, quello di arrivo. Nel mezzo, tre testimonianze incredibili, tre storie capaci di sbalordire. La prima storia è quella di Cecilia Camellini e parla di Paralimpiadi e cecità. Nella seconda seguiremo il percorso di un manager diventato clochard e poi con tenacia ritornato alla sua vecchia vita. Terza storia è quella di un'associazione di volontariato che ci dimostra come indipendenza e divertimento siano un diritto di tutti. Cecilia ha 17 anni e come molte altre 17enni, oltre che andare a scuola, esce con le amiche e pratica alcuni hobby. Le piace lo sci, va a cavallo e pratica anche il paracadutismo. Tutto questo Cecilia lo fa da non vedente. E da non vedente ha anche incontrato lo sport che le ha cambiato la vita, il nuoto. Cecilia è stata portabandiera azzurra alle Paralimpiadi di Pechino 2008. Andrea è andato a Modena a conoscerla e ha passato una giornata con lei che le ha raccontato cosa significa vincere due medaglie d'argento. Buongiorno. Grazie. Prego. Andrea. Piacere. Adesso. Ciao. Andrea. Piacere. Piacere. Allora, so che quest'estate hai vinto qualcosa alle Olimpiadi, giusto? Beh, sì. Hai vinto? Due medaglie d'argento. Ottimo, ottimo. Perfetto. So che tu devi allenarti oggi, ma qui... Sì, esatto, tra pochissimo, infatti stiamo per partire. Allora, vediamo con te allora. Va bene. D'accordo. Così facciamo due chiacchiere. Perfetto, d'accordo. Andiamo. Cecilia, allora, da quanto tempo nuoti? Come mai hai iniziato? Ho cominciato verso i 4-5 anni. Quando è che hai capito che potevi davvero fare sul serio col nuoto? Prima l'ha capito il mio allenatore, poi l'ho capito io, perché lui cominciava a dirmi a 11 anni: oh, guarda che quando poi nel 16 ti porto a Pechino. Si immaginava già come sarei andata sull'aereo con la valigia della nazionale. Diceva: guarda che ti daranno tutto, tutto quanto. Ma ci faceva già tutti i viaggi lui. Com'è partecipare alle Olimpiadi? Che io mi sto rendendo conto adesso che sono andata alle Olimpiadi. È una cosa molto strana, perché uno dice le Olimpiadi, una cosa che fa una persona su mille, e ti rendi conto che quella persona sei tu. E la vittoria? Già andare alle Olimpiadi è come già una piccola vittoria, perché non mi aspettavo di arrivare sul podio. Quando mi hanno detto secondo, ma stai scherzando? È straordinario, perché con quella medaglia uno dice 4 anni di sacrifici sono qua dentro. E tu di sacrifici per lo sport ne hai fatti molti? Sì, soprattutto l'anno scorso. La mattina andavo a scuola e al pomeriggio sempre a nuotare, quindi nuoto, studio, casa. Lei ha una figlia che ha vinto due medaglie d'argento alle Olimpiadi. Che tipo di soddisfazione è? Enorme. Poche mamme provano soddisfazione di questo tipo. Sì, enorme Andrea, enorme. Non ci sono parole per l'emozione che si prova, anche perché l'ho seguita tutti i giorni. Insomma, vedi la fatica che fa, i sacrifici che fa, e quando la vedi sul podio non ci credi. Cos'è il nuoto per te?
Allora, è una cosa un po' strana perché ormai è un, come si può dire, un compagno. Diciamo che se dovesse mancare mi dispiacerebbe. Ormai ho messo le branchie, ma non lo diciamo a nessuno perché sennò dopo mi squalificano. Contami qualcosa di Pechino, no? Ma cosa ti ricordi, le sensazioni? Per i giochi si erano tutti organizzati, sembrava di vivere in una città occidentale, ma appena si usciva da Pechino si vedevano un po' questi mondi diversi, sembrava di tornare nel 1910, proprio sì. Poi erano tutti molto molto gentili, molto aperti e disponibili perché, insomma, si vedeva che erano orgogliosi di avere nel loro paese i giochi olimpici e erano contenti più loro che quasi noi, tra virgolette. Beh, è una passione un po' per tutti gli sport, eh? Quelli sì, più pericolosi, dice tua mamma. Proprio pericolosi, sono più pericolosi per lei che sta a guardare che per me che li faccio. Più sono adrenalinici meglio, perché così riesco un po' ad agitarmi un po', l'adrenalina mi piace. Diciamo che ho fatto un po' di paracadutismo una volta o due, solo che buttarsi da 4.000 metri in caduta libera è una cosa un po' strana, uno non sa bene come descriverla così. Poi ho fatto, vediamo, anche torrentismo, che non è male. E lo sci. E lo sci. Poi d'estate, se ogni tanto mi piace anche fare equitazione, ma non ho quasi mai tempo per farla. Tu dai tanto lo sport, giusto? Ma sì, perché poi mi piace stare in movimento e diciamo che per adesso lo sport mi tiene compagnia. L'allenamento è faticoso. Però sì, quando poi si fanno le gare i sacrifici tornano sempre. Per questo uno pensa, ma quando si allena e non ne ha voglia, un po' è incoraggiato da, è spronato da una ricompensa quasi. Cosa vuoi vincere adesso? Adesso non lo so proprio. Adesso sono ancora molto soddisfatta delle medaglie olimpiche perché è passato pochissimo. Però si parla di mondiale a dicembre e speriamo di riuscire a partecipare. Adesso dove andiamo? Adesso mi è venuto in mente, mi faccio conoscere il mio allenatore, quindi andiamo a Reggio perché sta facendo una partita di Torbal e quindi è impegnato, però due chiacchiere le fa volentieri. Vabbè, Torbal è un sport per non vedenti. Vedenti. Perfetto. Con una palla, okay. Sonora. E che tipo è questo Ettore? Ettore l'ho conosciuto quando avevo 9 anni e ho pensato subito, questo è un tipo strano. Diciamo che quando ho visto che potevo avere dei successi nel nuoto, non ha badato a spese, è tutto quello che poteva fare lui l'ha fatto perché ci ha creduto e ci sono andata veramente, quindi gli devo molto come persona. Poi, a parte questo, quando non mi allena è simpatico. Invece nel tempo libero cosa fai, se hai tempo libero, perché tra lo studio e lo sport? Quel poco di tempo libero che ho, ascolto la musica, leggo di TV, così tanto per gradire. Poi a sabato sera esco anche con gli amici, ma ogni tanto perché sono sempre stanchissima. Sì. Ettore è il numero uno, giusto? Sta ancora giocando. Ottima partita, Andrea. Ciao, piacere. Lei è quello che ha creduto da subito. Ci ho creduto da subito, l'ho vista nuotare e mi sono metaforicamente innamorato, ho detto c'ha del talento e c'è stato subito un'intesa. E con Cecilia adesso dove si punta? Con Cecilia puntiamo a dei risultati, ovviamente l'obiettivo è Londra 2012. Per arrivare a Londra in mezzo c'è ovviamente anche il passaggio dei mondiali in vasca corta in Brasile in dicembre quest'anno e dell'IPC. Lei è in forma, siamo convintissimi che sarà in forma. Siamo convinti che abbia vinto 2 argenti, ma noi non lo vogliamo dire, ma lo diciamo, che abbia perso 2 ori. Non per colpa sua.
I non vedenti hanno questo purtroppo, che mancando lo stimolo dell'adrenalina della gara nel non vedere la lepre e non tener controllato le corsie delle compagne avversarie di fianco, purtroppo perdi un po' in grinta. Lei ne ha tanta. Certo, se tu avessi visto che questa rimontava, gli ultimi 10 metri provavi a tenere. Però va bene così, noi siamo contenti lo stesso perché è stata bravissima. Il secondo servizio sembra ispirato al titolo di un noto album del rock. Nel 1972 David Bowie usciva con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ascesa e caduta sono due termini che ben si prestano per raccontare la prossima storia. La prima vita di Angelo Starinieri è quella di un manager finito per strada, abbandonato dal successo negli affari e colpito negli affetti più cari per un padre. Un crollo verticale, una caduta finita col fragore di uno schianto. Ma è proprio dal nulla che si costruiscono le cose. Eccoci in Piazza Cadorna, fammi vedere un po' qual era la tua residenza. Ma ti dirò, con questo sole e con uno spirito così, un po' più sereno, mi sembra bella questa piazza. Ecco, la mia panchina era la terza panchina lì. La terza panchina? Sì. Tu lì era la mia residenza, sì. No, quella lì. Quella lì. E c'erano già tutti questi negozi? Sì, c'erano tutti. Infatti alle 5 del mattino dovevamo andare via perché loro dovevano aprire e ci buttavano fuori. Come stai, caro? Benissimo, lei? Bene, benino, insomma, si va avanti. Lavoro e mi sono ripreso un po'. Lui si dava da fare con noi. Io l'abbiamo sempre rispettato. Grazie, caro. Ciao, arrivederci. Ciao, come stai? Tutto bene. Sì, tutto bene, lavoro. E il caffè non lo prendi? Mangi, che fai? Tieni, caro, dai. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ce ne sono tanti di ragazzi così? Sì, ce ne sono. Poi mi volevano tutti bene, eh. Ho dato a loro anche la possibilità di andarsi a fare le docce e pulirsi. Cioè, io voglio bene i giovani. E do tutto quello che posso. La mia esperienza, il mio modo di fare. Cioè, dare amore. Perché è quell'amore che serve a far sorridere, perché crociate bisogna di affetto, sono dei malati, malati di pigrizia, perché stando sulla panchina si diventa pigri, non si pensa più. E non è nemmeno tanto vero che il crociate si fa perché si ha voglia di essere liberi, perché a nessuno piace dormire sulla panchina, specialmente d'inverno, a meno 9, meno 8. Che la panchina è un simbolo non solo del crociate, ma di tutti. È il primo giorno che sono rimasto in Piazza Cadorna, prima notte, al mattino alle 6, sono arrivato e mi sono seduto proprio, adesso ci sediamo, proprio lì. Questa è la panchina. La tua vita è incredibile. È stata una vita di successo, ma normale probabilmente, fino a un certo punto, e a un certo punto è successo qualcosa. Raccontami bene questi passaggi, che leggerli sul giornale non rende bene l'idea. Fino al 1999, ho sempre lavorato e quindi fino a quell'anno ho anche guadagnato bene. Ero consulente di un'azienda. Questa azienda ha avuto dei problemi di mazzette, cui io non c'entravo niente, però siccome ero consulente re, ci sono stato in mezzo. Da qui mi hanno bloccato tutti i beni. Ho avuto anche un figlio che purtroppo nel 2000 è morto. E lì c'è stato il crollo, fisico, psichico, tutto. Cioè ti è crollato il mondo addosso, tuo sì. Figlio, i tuoi beni? Sì, tutto. Una sera arrivi a Cadorna. Arrivo a Cadorna e ho perso il treno. Segno del destino. E mi sono fermato. Da quel giorno, da quella notte, da quella sera? Da quella sera mi sono fermato. Hai deciso di fermarti in Cadorna, sì. Di vivere in Cadorna? Sì. E la terza panchina, che era di un clochard, ha detto: questo è tuo. Ti ha regalato casa. Mi ha regalato la casa. Com'è lo strappo? Aspetta, a partire da una casa piena di comfort e ritrovarsi e decidere di vivere per strada. È terribile, però ho incominciato a pensare. Scegliere, approcciarsi al valore della vita,
ci vuole coraggio. E non ti nascondo che la panchina molte volte ti dà quel coraggio. Come sulla panchina, per esempio, un mattino passando una signora sciura di Milano, di queste tutte griffate, e portava il bambino a scuola, e io ero lì seduto, pensando le mie cose, questa qui dice: se non vai a scuola finisci come quello lì. E lì è scattato il mio modo di vedere le cose, il mio modo di pensare. E ho fatto questa mostra chiamando gli altri clochard che disegnavano per fare qualcosa, per incominciare a far girare il cervello, per cominciare a pensare. E com'è andata? È andata bene perché abbiamo avuto la presentazione di Sgarbi, abbiamo venduto tutto e da lì ho iniziato a comprare le tende. Ok. Hai comprato casa tutti? Sì, ho dato una tenda a testa, poi nel frattempo il comune ci ha dato una roulotte. Questa roulotte al mattino alle 5 mettevamo tutte le tende chiuse e la sera alle 7 e mezza le ridavamo a tutti. E io cucinavo 6-7 kg di pasta a sera in questa roulotte. Era un punto di riferimento. Quindi quell'incontro con la sciura ha permesso, sì, a te di cambiare la tua esistenza e anche a quelle degli altri. Anche gli altri, sì. Hai preso in mano il destino di un paio di persone, hai cominciato con la mostra di quadri. Sì, poi ho fatto la torta più lunga del mondo. La torta più lunga del mondo che ha vinto il Guinness. Sì. E poi ho fatto un incontro letterario con scrittori contemporanei milanesi e lì ha avuto un buon successo perché sono riuscito a vendere tanti libri. E i proventi di questi libri servivano? Abbiamo comprato altre tende, altri sacchi a pelo, roba intima e da mangiare. Ascolta una cosa, mi sembra di aver letto, non sono sicuro però, se sia vero o no, che tu stai organizzando, o quantomeno vorresti organizzare, una manifestazione un po' speciale. Sì. Sì, è vero. È un raduno di clochard a livello europeo. Farò a Milano a giugno, sempre che le istituzioni mi danno la possibilità di poterlo fare. E hai già in mente dove vorresti farlo? Io lo vorrei fare a San Siro perché è l'area più grande che c'è. Poi ci sarà la fiaccolata in Piazza Duomo e lì sarà il discorso finale, augurando a tutti la rinascita come è successo a me, così anche loro potrebbero farlo. La cosa più importante è che riesco a trovare uno sponsor di birre, perché verranno tante quelle birre che non ti dico. Ho avuto la fortuna di, attraverso il circuito mediatico, cioè giornalisti, carta stampata e televisione, mi hanno un po' conosciuti un po' tutti, tanto che molti imprenditori mi hanno interpellato, mi hanno cercato, sono venuti. Abbiamo fatto il colloquio, mi è piaciuto il mio modo di pensare, di vedere e quindi io davo anche dei consigli a livello strategico aziendale. E immagino che tu non lo faccia più da Cadorna. Cioè a Cadorna ci torno per salutare i miei amici, però adesso ho un appartamento che pago perché guadagno su quello che mi danno queste consulenze. Però ti voglio dire una cosa, quando ho preso l'appartamento, che sono tornato su un letto giusto, sotto un tetto, e io per una settimana non dormivo, perché ero troppo comodo. Vedi, Andrea, non ti nascondo che tutto questo è anche dato dalla fede, però è stata anche la mia forza, il mio coraggio, la mia voglia di rifarmi, che tutti ce l'abbiamo. Dobbiamo soltanto tirarlo fuori. Facile scendere il gradino, però riuscirete anche a risalirlo se non è perché ne avete voglia, è perché dovete aver voglia di riuscire. È vita. E diciamo, viva la vita. Con l'ultimo servizio parliamo di divertimento ed emancipazione. Una casa, una tavola imbandita e degli amici che preparano una cena. Fin qui tutto normale, se non fosse che in questo caso il divertimento rappresenta un'enorme conquista. Eleonora ha passato la serata in compagnia dei ragazzi dell'associazione Handicap sulla testa. Sono 155 i ragazzi tra volontari ed educatori che decidono di passare il loro tempo in compagnia dei disabili. L'associazione Handicap sulla testa è finanziata solamente da privati e attraverso raccolte fondi. Tutto questo perché oggi lo Stato, in Italia, non considera il divertimento un diritto. Thank you.
160 volontari e di famiglie più ragazzi sono 105 più o meno. E l'età, infatti, anche questo mi incuriosiva dei disabili. Ma dai 16 in su in appartamento c'è anche qualcuno che è bello anziano. Giallo quanti anni ha? 41 più o meno. E si ricorda tutto degli artisti, cantanti, di quelli di quando era giovane lui. Ha una cultura dal punto di vista musicale incredibile e artistico. Luca! Giallo! Gianluca, non mi fai neanche un bacino? Ciao! Ciao! Per il cappuccio? Sì. Ce lo offri a tutti? Sì. Anche un cappuccio con tanta schiuma. Va bene? Già lo schiuma. Dai, fatti un'imitazione. Gerry Scotti. Allora, signora, lei avete un cazzo di milioni. Allora. Perché lì dormo io, là uno e qua un altro, qui un volontario e lì un ragazzo. Qui ci mettiamo i vestiti qui sotto, sotto i vestiti. Qua lo mangia Luca che segue da l'Italia la lingua. Allora, i pigiami da una parte e di là mettiamo le forche. Dai, metti la fedra, dai. No. Dai, sì. Un pochino mi aiuti, però poi ti lascio andare. Giallo è molto pigro, per cui bisogna vincere molto la sua pigrizia. Sì, una merda. A casa Giallo chi le fa queste cose? Tu? Tua mamma. Non vale però. Alcuni veramente sono indipendenti dall'inizio alla fine, cioè arrivano e fanno tutto loro, dalla cucina ad andare al centro diurno, e con altri magari l'obiettivo è solo che spostino le loro scarpe. E come fa? È difficile, poi se già lo grida così. Ma non possiamo scocciargli la bocca. In realtà l'obiettivo di tutto il lavoro che faccio, che è appunto di coordinare l'associazione, è quello di lasciare uno spazio libero in cui andare, trovare gli amici, stare con i volontari, con gli animatori, così come rispetto all'appartamento il discorso di garantire anche a loro la possibilità di crescere da adulti, quindi sviluppare anche il lato dell'autonomia. E invece per tu che hai avuto più una preparazione appunto di studi su questo, qual è il tuo approccio a loro? Io come educatrice ho questo approccio un pochino più da mamma, cioè quindi ho la figura più da mamma. E invece il fatto del volontario è proprio l'amico che viene qua a divertirsi con loro ed è il lato più bello, nel senso che senza i volontari e senza i loro amici si perderebbe veramente il bello di questo posto. L'altra volta. E anche il volontario che scopre delle cose di sé nel relazionarsi con i ragazzi. Sì, e il fatto che ci si diverte. E il fatto che proprio è divertente. Nel senso, diventa una cosa. È come conoscere un sacco di nuovi amici dei quali poi alla fine non hai più voglia di fare a meno e anzi hai voglia di fare cose con loro. E non si capisce perché si possa avere la presunzione di credere che una persona che ha magari delle disabilità che siano fisiche o siano mentali non gli venga voglia di divertirsi. Tu ti diverti, Giallo? Io sono della sala qui al centro, conosciuto la sala Ducci, la prima educatrice che ho avuto in ferie. Simpatica? Era un bel tocco di sventola. Era una sventola? Con due cozze così, un culo così a Madorino. Io faccio l'ospite, non muovo il dito, ok? Anch'io faccio l'ospite. Non sei che mi fai in casa? Manca uno ha detto che no. Senti, raccontami Filippo, da quant'è che fai il volontario? Io faccio il volontario da 4 anni. Si instaura una relazione assolutamente
paritarie, non c'è nessun... Cioè io sono qua a cena con tot miei amici e stanotte dormo fuori casa con tot miei amici che dormono anche loro fuori casa. E mi diverto io in prima persona di Luca. Con no, altre persone, per altre persone, lui. Tutti insieme. Okay. 6 anni fa più o meno ho iniziato a fare la volontaria nello stesso modo più o meno di Filippo. Cioè inizialmente lo shock di trovarti con gente del genere sessuale, no. Sto raccontando le cose commoventi, anche Maria De Filippi lo fa nei suoi studi. Ma no, Giallo, stai a tavola finché non mi ha finito tutti, scherziamo. Giallo! E pensate poi magari di farlo anche nel come lavoro? Dai! Qualcosa del genere sì. Vi abbiamo raccontato 3 storie a lieto fine, ma in Italia le persone affette da problemi in grado di minare l'autonomia in almeno una sfera della vita rappresentano il 5% della popolazione. Al di là dei problemi, la buona notizia è che i disabili manifestano la voglia e il diritto di vivere bene. Il secondo servizio proposto, invece, quello di Angelo, ci mette a contatto con un aspetto con il quale ci tocca fare i conti. In Italia i barboni che popolano le strade sono circa 100.000. Il confronto con l'Europa è impietoso. In Germania se ne contano 20.000, in Spagna 21.000. Il 2010 è stato proclamato Anno Europeo contro la Povertà. Prendere coscienza di questa preoccupante realtà è senz'altro un buon atto di prevenzione. Nel primo servizio Andrea ci ha portato in piscina con Cecilia, una campionessa paralimpica. Dal judo all'atletica, dal rugby alla vela, nulla è precluso a chi ha voglia di saltare l'ostacolo. La puntata di oggi si conclude qui. Nella prossima parleremo del fenomeno del momento, i social network, con tutte le istruzioni per l'uso e per difendersi dagli abusi, oggi in Italia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Io ho un profilo su Facebook. Snap it, work it, quick erase it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it. La gente scarica gratis. Lui mi contatta via chat. MySpace è un trampolino all'inizio, ma poi diventa anche un lavoro. Non ti ha un po' insospettito? Ho ancora voglia di vedermi. Technologic.